fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione, super attenzione, notizia che oramai non aspettavamo più, è arrivata, vediamo subito però gli sviluppi, vediamo come viene trattata, argomentata e raccontata. Iscrivetevi al canale subito, grazie, mettete un bel like al video, commentate e scampanellate per essere raggiunti e raggiunte, ovunque voi siate. Oh, abbiamo argomentato, abbiamo raccontato, siamo andati avanti un anno facendo arrabbiare i tifosi delle altre squadre, soprattutto con la famosa plusvalenza, ricordate Osimhen, no? 70-71 milioni cash più i 20 dei tre giocatori di Liguori, Manzi, Ciro Palmiere, più il terzo portiere che oramai non gioca più. Tutti i ragazzi che hanno visto una carriera andata in C, in D, chi addirittura non gioca praticamente, ma questo ve l'abbiamo raccontato in tutte le salse. E attendevamo che qualcuno si svegliasse per vedere gli esiti e gli sviluppi, visto che la Juventus è stata punita, sentenziata, oltre che inchiestata, con i punti in classifica che gli hanno tolto anche la possibilità di difendere sul ranking in Champions League quest'anno, di introitare i soldi della Champions attuale e, se il Napoli va avanti, pure del Mondiale Club futuro. Ecco che finalmente la Procura di Napoli, che evidentemente non è questione, come dice il procuratore sportivo, essere più brava o fortunata di quella di Torino, ma diciamo che in maniera ponzio-pilatesca se ne è lavata le mani e dopo un tot di mesi, dopo che prima aveva chiesto degli altri mesi per indagare, una roba evidentissima, perché c'era l'intervista su Repubblica del giovane Liguori che diceva che non erano mai andati a fare le visite mitiche né a giocare nel Lille, dove c'era una procura francese che aveva accusato il Lille, dove c'era tutto sotto gli occhi di tutti, quindi era una notizia, bastava per un'inchiesta sportiva. Nonostante tutto questo non sia stato fatto ed era evidente, dopo che la procura di Napoli ha mollato tutta Roma, Roma ha chiuso il carteggio e ha finalmente detto che, insomma, il Napoli, nella figura dei suoi amministratori delegati, quindi la famiglia De Laurentiis, sarebbe sotto indagine di falso in bilancio per l'affare Osimhen e la plusvalenza, che io dico fittizia perché i giocatori sono fittizi, non sono mai andati a giocare in quella squadra. Ebbene, a partire dal fatto che tutto questo, se fosse stato affrontato in quel momento a parità di tutti e per tutti, non avrebbe mai portato la Juventus ad essere penalizzata, perché subito dicono no, ma la Juventus non è per una plusvalenza, era per un sistema. Sì, ma era un sistema di plusvalenze reali, regolari, che si potevano fare, tanto è vero che prese singolarmente, a partire dal Dragusin Cambiasso, parlano di giocatori viventi che hanno giocato in Serie A italiano nei campionati maggiori europei, che adesso valgono 30 o 50 milioni, quindi erano degli affari che erano assolutamente regolari, anzi forse li abbiamo pure sottovalutati certi giocatori all'epoca, visto che adesso valgono molto di più. E non è che se tu li sommi e dici io prendo una plusvalenza che è giusta, la metto insieme ad altre 10, diventa un sistema e quindi è per aggiustare i bilanci, non va bene e diamo i punti alla Juve. Non esiste, non funziona così. È se la plusvalenza in se stessa non è regolare, è fatta in modo adeguato. E da dov'è che si capisce? Da questa discriminante. Perché tu non puoi dirmi quanto vale Dragusin o Cambiasso, abbiamo visto adesso che valgono molto ma molto di più. Ma la discriminante è che se Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri sono giocatori che non gliel'hai mai mandati al Lille, che loro fanno, uno dei loro tre fa l'intervista a un giornale, la Repubblica Nazionale ti dice non abbiamo neanche fatto le visite mediche, se sono finiti in Serie C e Serie D, è evidente che la plusvalenza, quei 20 milioni messi a bilancio, sono 20 milioni di giocatori che quei soldi non li valgono e non li varranno mai. È quasi persino oggettiva, guarda cosa ti dico. Questa è la differenza. E allora vediamo, secondo voi, se la Procura di Torino chiude l'inchiesta e dice no, appunto Agnelli, falso in bilancio, eccetera, come viene sui giornali? Titoloni, ma l'abbiamo visto l'anno scorso, partono due mesi di campagna mediatica e alla fine si vuole a gran voce, no, la penalizzazione della Juventus. Allora, prendiamo Gazza perché non voglio prendere tutto, cioè voglio prendere un giornale che sicuramente nessuno può dire che è un giornale, no? Che segue i favori alla Juventus, no? Perché mi sembra che è il primo sempre che mette in prima pagina la Juventus come una società che a sentimento popolare deve subire
la penalità dell'inchiesta, come ha fatto l'anno scorso. Vediamo cosa dice. Allora, vediamo un po'. L'inchiesta dei PM è conclusa. Era ora. Aurelio De Laurentiis rischia di andare a processo. L'accusa sarebbe di falso in bilancio. E con lui alcuni membri della dirigenza in carica all'epoca dei fatti. Al centro dell'indagine c'è il trasferimento di Victor Osimhen, prelevato da Lille nell'estate 2020. Allora, precisiamo subito una cosa importantissima e fondamentale. L'attuale direttore tecnico della Juventus, Giuntoli, non faceva parte del consiglio d'amministrazione, non era amministratore delegato. Quindi in questa inchiesta su Osimhen, quelli che subiscono un'accusa sono la famiglia De Laurentiis e l'amministratore delegato dell'epoca, che non era Giuntoli. Quindi da questo punto di vista non c'entra assolutamente nulla. E comunque all'epoca lavorava a Napoli e quindi non c'entra niente la Juve. Tanto così, per chiarirci subito, perché poi so già dove vogliamo andare a parlare. Tutto nasce dall'operazione messa in piedi dai due club tre anni fa sono passati, Gli azzurri hanno versato 71 milioni di euro per il nigeriano alla società francese, che a sua volta ne ha corrisposti 20 per i cartellini di tre giovani, Liguori, Manzi e Palmieri, e quello di Orestis Karnitsis. Queste compravendite, insieme ad altre 62 trattative concluse, sono state oggetto di segnalazione da parte della Covdisoc alla Procura federale. Da qui ha avuto inizio l'inchiesta sulle plusvalenze fittizie, perché ai tre prodotti del vivaio del Napoli, in effetti, non è stato attribuito, secondo gli inquirenti, un reale valore di mercato. E le famose plusvalenze del tempo, dove c'erano dentro tutte le squadre, passarono due gradi di giudizio sportivo e tutte vengono assolte all'epoca. Dopo sulla Juventus si riapre perché la Procura di Torino manda quello che adesso dovrebbe mandare la Procura di Roma, riguardo a Napoli al procuratore sportivo, e da lì si sommano tutte, si mette insieme, si va su un articolo di slealtà per un sistema, non si capisce in base a che cosa, visto che le plusvalenze sono in area regolare e la Juventus viene punita. Ebbene, per quanto riguarda il Napoli, nessuno dei tre calciatori è andato in Francia. Hanno firmato i contratti a Castelvolturno e sono stati subito dopo girati in prestito a squadre Serie C e D, perdendosi poi anche categorie inferiori. Un modus operandi che, oltre ad aver contrariato gli stessi atleti, che giustamente hanno visto la carriera manco iniziare ma finire, ha finito per accendere una spia agli occhi degli organi della giustizia sportiva e di quella ordinaria, quando della giustizia sportiva, che è stata silente fino ad oggi. Emblematico è sotto il primo profilo le dichiarazioni di Palmieri in un'intervista, quando disse al giocatore: questa situazione ha pesato sulla mia carriera e mi fa rabbia. Abbiamo scoperto che non era un'operazione per il nostro futuro, era per altro. Ma questa è una notizia che è in giro da un anno, bastava che, come ha detto il procuratore federale qualche settimana fa rispondendo sui bilanci dell'Inter, ma se ci fosse una notizia noi possiamo anche aprire un'inchiesta. Più notizia di un'intervista al quotidiano Repubblica di uno degli attori protagonisti giovani che dice l'hanno fatto per il bilancio, non per la nostra carriera, più notizia di quella per aprire un'inchiesta non ce n'era. Ma il Napoli doveva vincere il suo campionato, in quel momento lì doveva essere portato ad esempio, secondo il nostro presidentissimo della Federazione Italiana Gioco Calcio, e doveva essere un modello, e quindi ci mancherebbe altro che tiriamo in ballo una cosa del genere, o no? Per quanto riguarda il procedimento federale, nell'aprile 22 il Tribunale della FIGC, il Napoli, essenzialmente perché a differenza della Juve non è riscontrato un vero e proprio sistema, quanto l'occasionalità di questo tipo di operazione. Infatti è solo nei confronti dei bianconeri che è stato riaperto il caso dopo l'inchiesta Prisma. Tuttavia, sul piano della giustizia ordinaria, il discorso è proseguito alla Procura di Napoli. Quindi, già per mettere le mani avanti dal punto di vista del racconto mediatico, cioè se tu prendi e fai un'operazione di bilancio che è sostenibile, perché io do un valore a Dragosin, tu dai un valore a Cambiaso, sono due giocatori che giocano, sono due giocatori che tra l'altro hanno avuto una carriera in questo momento, seppur breve, perché sono inizio importante, tant'è che uno se n'è andato per decine di milioni a giocare in Inghilterra e l'altro è valutato 30-40 milioni, quindi se io ne faccio 5, 6, 7, 8 di queste qua, diventa un sistema e non va bene dal punto di vista del bilancio, devo prendere dei punti di penalità. Se invece ne faccio una, che però è alla luce del sole, è chiara ed evidente, per parola degli stessi protagonisti, che non è regolare dal punto di vista della valutazione, perché sono giocatori che mai faranno una carriera, visto che mai neanche hanno raggiunto la città di destinazione, e quindi non sono mai andati a giocare per quella squadra, siccome una allora va bene. Cioè, la vogliamo chiudere così? I PM Piscitelli e De Falco riscontrano un'operazione in parte oggettivamente inesistente, non discutibile nel suo valore, inesistente, per l'importo di 21,2 milioni e plusvalenze fittizie per 19,9 milioni,
Questo conduce a sequestro di diversi documenti, Guardia di Finanza, Castel Volturno, la firma Auto di Roma, eccetera, 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 eccetera. Poi la Procura di Napoli chiede tempo, poi la passa a Roma e poi finalmente siamo arrivati alla chiusura di questa indagine. L'ultimo risvolto risalente allo scorso settembre, iscrizione di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati della Procura di Roma con l'accusa di falso in bilancio, un atto quasi fisiologico dopo che i pubblici ministeri di Napoli hanno trasmesso gli atti, ma che ora potrebbe portare a sviluppi legati da seguire con la massima attenzione. Questa è la reazione mediatica a tutto ciò. Seguiamoli con la massima attenzione. Seguiamoli con la massima attenzione. Voi iscrivetevi al canale, mettete un bel like, commenti e campanella.